Piazza piena per l'incontro di ieri pomeriggio promosso dal Comitato Civico Cortina e Voci di Cortina sul tema del progetto inerente alla pista di bob a Ampezzana, chiusa dal 2008. Olimpiadi 2026, tutti i segreti della nuova misteriosa pista da bob di Cortina, a titolo dell'appuntamento, ha visto intervenire in piazza Angelo Di Bona Roberta De Zanna, consigliere di minoranza del gruppo Cortina Bene Comune, e Giuseppe Pietrobelli, giornalista del Fatto Quotidiano, che ha recentemente svelato alcuni documenti relativi al progetto in questione, moderati da Marina Menardi del Comitato Civico Cortina. Noi come associazione che da sempre si batte per la trasparenza, per coinvolgimento dei cittadini in quello che succede, in quelli che sono gli atti della pubblica amministrazione, abbiamo colto l'occasione del giornalista, della disponibilità del giornalista Pietrobelli per organizzare questo incontro e informare i cittadini su questa misteriosa pista da bob. Per Pietrobelli sono ancora molti i misteri sulla pista di bob Ampezzana. C'è un mistero della cocciutaggine per cui Luca Zaia continua ad andare avanti nonostante il CIO l'abbia anche invitato a valutare soluzioni alternative. C'è un mistero dei costi che è passato da 45 milioni di euro a 85 milioni in un'oscillazione nel tempo. C'è il mistero se ce la faranno a raggiungere l'obiettivo e poi c'è il mistero, cioè a costruirla in tempo, e poi c'è il mistero di che cos'è il progetto, che non è più un progetto di ristrutturazione della vecchia pista Monti, è la costruzione di una nuova pista. Di fatto nel dossier della candidatura il costo era stimato sui 48 milioni di euro e si parlava di ristrutturazione. In autunno 2021 si è poi parlato di 61 milioni ed oggi di 85 milioni per la demolizione della vecchia pista e la costruzione di un nuovo impianto che avrà 18 curve, una lunghezza di oltre 2000 metri e che farà un giro a forma di 8 passando dietro alla palestra di roccia Lino Lacedelli, eliminando di fatto l'attuale parco giochi e il parco avventura per i bambini. Riflessioni sollevate inoltre sulla questione tempistica di realizzazione che dovrebbe vedere il progetto ultimato per il 2024, così come per l'esiguo numero di atleti di bob a livello nazionale che ad oggi sono solamente 17. Per tutti una nuova occasione di confronto e di informazione.